Ciao a tutti da Vittorio. Venerdì sembrava un giorno fantastico, forse uno dei migliori giorni della storia della Lazio, no? Da una parte la Lazio aveva chiuso per Romagnoli, dall'altra la trattativa per Murici si stava chiudendo, la Lazio si era liberata di uno dei fardelli più importanti, più pesanti di questa società, no? Vedat Murici, un giocatore che non ha mai convinto, pagato carissimo, sembrava difficile liberarsene. E invece il kosovaro era in Belgio e andava al Club Brugge. Allo stesso tempo la Lazio risolveva il problema difensori, trovando l'accordo con Alessio Romagnoli, che finalmente accettava la proposta della Lazio ed era pronto a sboccare a Roma. Come purtroppo accade spesso, troppo bello per essere vero. E infatti non è durato moltissimo, perché dopo l'ora di pranzo, l'annuncio sostanzialmente dell'accordo con Alessio Romagnoli, dal Belgio sono arrivate voci preoccupanti. Prima qualcuno ha detto che Vedat Muriqi non aveva passato le visite mediche. Può succedere che un giocatore non passi le visite mediche, ma quello che si diceva in Belgio è che addirittura per entrare in forma Muriqi ha bisogno di 2 mesi. Una cosa che non mi quadrava per niente, perché insomma Muriqi ha smesso di giocare un paio di settimane fa, 3 settimane fa con la nazionale. Dire che a un giocatore ci vogliono 2 mesi per entrare in forma vuol dire che ha fatto di tutto in questo periodo, oppure si è rotto la gamba, perché 2 mesi non ci vogliono per entrare in forma. Prendete i ritiri sono 2 settimane, dopo 2 settimane quei giocatori magari non stanno messi benissimo, ma sono in grado di sostenere una partita di un certo livello. Per cui la notizia che Muriqi avesse bisogno di 2 mesi era poco poco credibile e già mi faceva pensare male. Poi per fortuna dal Kosovo è arrivata la notizia che in realtà Muriqi le visite mediche le ha passate e le ha passate benissimo. È tornato il sorriso sulla mia bocca, anche perché, va detto una cosa, Muriqi possiamo criticarlo quanto ci pare, dire che non era adatto al calcio di Sarri, ma a differenza per esempio di Denis Vavro non ha mai detto una parola fuori posto. Anche quando la Lazio ha raggiunto l'accordo col Club Brugge, Muriqi in intervista ha detto: io ho 3 anni di contratto con la Lazio, è la Lazio che deve prendere la decisione, io sostanzialmente obbedisco. Mentre abbiamo visto per esempio le reazioni di Denis Vavro e altri giocatori. Per cui dal punto di vista dell'uomo io ho massimo rispetto di Vedat Muriqi e gli auguro nient'altro che il meglio. Per cui Muriqi aveva superato le visite mediche e l'operazione si doveva chiudere. Addirittura si diceva che il giorno dopo Muriqi avrebbe firmato il contratto. Anche perché uno dei motivi per cui l'operazione è stata così veloce è perché il Club Brugge fra una settimana ha la Supercoppa di Belgio e quindi aveva bisogno di un centravanti pronto in grado di poter giocare in quella partita e per questo hanno accelerato le operazioni per Vedat Muriqi. Poi è successa una cosa incredibile, ovvero dopo aver passato le visite mediche il Club Brugge ha detto no, noi questa cifra non la vogliamo più pagare. È possibile una cosa del genere? È accettabile? Purtroppo, finché non si firma il contratto, tutte e due le parti sono libere di cambiare idea, purtroppo, perché ovviamente per il giocatore è una botta enorme. Muriqi era andato in Belgio per sostenere le visite mediche, le ha passate, e invece il Club Brugge ha deciso di cambiare idea. Non voleva più spendere 11 milioni più, si dice, uno di bonus per il giocatore, ma voleva un prezzo inferiore. Addirittura a un certo punto il Club Brugge ha chiesto il prestito con diritto, neanche obbligo, di riscatto. Ovviamente questo ha fatto infuriare la Lazio, che aveva mandato il giocatore in Belgio perché c'era l'accordo. La Lazio ha chiesto un prezzo, il Club Brugge, senza nessuna pistola alla tempia, ha accettato. Ovvio, non era stato firmato nessun contratto, però c'era un accordo fra le due parti. Cambiare unilateralmente l'idea così senza motivo è un comportamento scorretto da parte del club belga. Io onestamente mi aspetto un comunicato stampa feroce da parte della Lazio oggi per criticare quello che è accaduto. Purtroppo, come dicevo, il Club Brugge, finché non si firma il contratto, ha il potere di cambiare idea e di non tesserare il giocatore. Club Brugge non si sa per quale motivo, a un certo punto ha detto di non voler pagare quella cifra, ha provato a tirare fuori un accordo più vantaggioso per il Club Brugge, la Lazio si è irrigidita e ha detto di no. Anche perché il Club Brugge non è che ha chiesto uno sconto di 1 milione di euro, no, ha chiesto il prestito con diritto di riscatto. E abbiamo visto l'anno scorso che quando un giocatore va via in prestito con diritto di riscatto, quasi mai il diritto viene esercitato, il giocatore torna a casa e sostanzialmente la Lazio non avrebbe guadagnato niente. Il giocatore sarebbe stato sì un anno via, ma poi l'anno dopo sarebbe tornato e sarebbe tutto riniziato da capo. Per questo la Lazio non ha accettato il
richieste del Club Brugge e Morici quindi verosimilmente tornerà a Roma. Questo probabilmente bloccherà un po' il mercato della Lazio. Non arriverà il Vice Immobile, o almeno quella posizione sarà congelato. Adesso bisognerà trovare un'altra sistemazione per Vedat Muriç. Chissà, magari dopo questo spavento il Mallorca tornerà con un'offerta più congrua, magari riuscirà finalmente a offrire quegli 11 milioni chiesti da Claudio Lotito e magari il pirata tornerà a Mallorca dove ha fatto bene. Questo non lo sappiamo, è un grave problema, è una complicazione che ovviamente crea solo ulteriori problemi al mercato della Lazio. Un peccato perché, ripeto, Vedat è un ragazzo splendido, uno che non ha mai detto una parola fuori posto nonostante sia stato 2 anni non benissimo alla Lazio. Insomma, è stato in panchina a lungo, anche in certe partite dove forse meritava di giocare. Sarri prima, dopo e Inzaghi prima hanno fatto delle scelte differenti e Murici non ha detto nulla. Per cui è un ragazzo splendido. Io mi auguro che trovi una sistemazione per giocare perché stare a guardare per un calciatore non è mai bellissimo. Questo è ovviamente il mio pensiero. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci vediamo dopo con un altro video. Ciao.